Ditemi un po' voi se dobbiamo parlare dei 15 minuti di partita della Juventus o degli altri 85. È una questione di mettersi d'accordo, perché se dobbiamo parlare dei primi 15 minuti, posso stare qui ad elogiare in maniera entusiasta quella che è stata la prestazione della Juventus. 2-0 secco nei primissimi minuti, addirittura al decimo minuto appunto eravamo già 2-0. Grande aggressività, il gioco veramente ad alti livelli, grande tecnica. E lì sarebbe stato bellissimo che l'arbitro avesse fischiato la fine, ma non possiamo pretendere di giocare le partite solo per un quarto d'ora. Cioè, dobbiamo capire che le partite durano 90 minuti, anche in Europa, soprattutto in Europa. E siamo passati dal giocarle per 45 minuti al giocarle per 15. Perché stasera la Juventus ha giocato per 15 minuti. Facendo un balzo alla fine i dati dicono che il Tottenham ha avuto il 67% di possesso palla, ha fatto il nostro stesso numero di tiri da dentro l'area di rigore, ma più tiri da fuori dall'area, il che significa che magari li abbiamo contenuti facendoli tirare da fuori, ma poiché il numero di tiri da dentro l'area è lo stesso nostro, significa che siamo noi che abbiamo tirato meno da fuori dall'area. E hanno fatto il doppio, anzi un passaggio in più del doppio dei nostri passaggi. Il doppio praticamente dei nostri passaggi più un passaggio. Con una precisione molto più alta, perché noi siamo sul 72% di passaggi, di precisione di passaggi su tutta la squadra e loro sono oltre l'80%. Questi sarebbero, se volete, i numeri definitivi, conclusivi di una partita buttata. L'ennesima partita buttata di questa stagione, ciclicamente ci ritroviamo a commentare questo genere di risultati. Poi io mi rendo conto che sono in netta minoranza tra i tifosi, tra gli YouTubers, sono in netta minoranza su Twitter, però non mi piace avere ragione e probabilmente non ho ragione. Però certe cose che io dico anche quando la Juve vince, poi quando la Juve non vince, sembrano ritornare a bomba, come si dice, sembrano ritornare in auge, all'attenzione, come in questa sera, perché stasera si sono evidenziati ancora una volta i difetti, di Allegri, i suoi limiti, legati alle sue convinzioni sbagliate. Giocare 15 minuti ad alti livelli, portarti 2-0 e poi rinunciare totalmente a giocare, chiudersi in difesa con una difesa a 5 più un'altra linea a 4 davanti, non ha senso. Perché l'avevi detto in conferenza stampa, loro si inseriscono negli spazi e sono molto bravi, sapevamo che erano anche molto veloci. E allora chiudersi così stretti, così bassi, serve solo a far sfogare loro la loro velocità. Perché è stato dimostrato che stare così chiusi e bassi non è servito a chiudere loro gli spazi di gioco. Dopodiché sappiamo bene che quando poi iniziamo a subire non ci riprendiamo più. E c'è sempre il fantasma di Cardiff, il fantasma dell'incapacità di questa squadra di rimanere attenta, vigile, concentrata. E hai voglia a fare chiacchiere inutili nelle conferenze stampa. Parentesi, Giorgio Chiellini. Chiellini è quello che va in conferenza stampa, va davanti ai microfoni per le interviste a dire una serie di cose da capitano, non capitano, vice capitano, perché in effetti lo è. A predicare una serie di diktat, di necessità, di obiettivi della squadra, tappando le ali ad altre prospettive, ad altre alternative di gioco, togliendo spazio a mentalità nuove, più fresche, più giovani che potrebbero insinuarsi in questa Juventus, per poi andare in campo a realizzare l'esatto contrario. Mi spiego. Predica la difesa, la necessità di non subire gol, la necessità di migliorarsi, di stare attenti, poi va in campo e ci fa prendere due gol. Perché Chiellini stasera ci ha fatto prendere due gol. Non mi venite a dire che era fallo sul 2-1, era fallo su di lui, perché lui lì è uscito a vanvera, totalmente a vanvera, poi ha cercato il contrasto, il contatto con l'avversario perché aveva perso il pallone, ci siamo trovati scoperti e Harry Kane non perdona, lo sapevamo.
Poi nel secondo tempo decide di regalare una punizione dal limite dell'area perché giustamente arrivi a 33 anni e non hai ancora capito che non bisogna fare fallo davanti all'area di rigore. Non l'hai capito. Poi ovviamente dobbiamo sentirci le stronzate su Rugani che non è pronto, che magari è anche vero, però poi Chiellini che fa fallo davanti all'area di rigore è tutto a posto. Ripeto, io sono in minoranza, lo so che tra di voi ci sono persone che non sono d'accordo con me nel criticare Chiellini, perché Chiellini è uno degli incriticabili, dei non criticabili, degli iperprotetti. E sarà così perché adesso non si criticherà lui, non si cercherà di analizzare il problema Chiellini, in uno con altri due problemi che vi dico tra un attimo, ma magari si andrà ad enfatizzare il fatto che Higuaín ha sbagliato un rigore. Dopo che Higuaín ha fatto il primo gol, dopo che Higuaín ha segnato il rigore del secondo gol, dopo che Higuaín insieme a Pjanic ha lottato fino all'ultimo minuto con grandissima qualità, determinazione e abnegazione, si andrà a criticare Higuaín perché non ha segnato il secondo di due rigori assegnati giustamente alla Juventus. Gli altri due problemi sono gli stessi che io dico da mesi, e che ancora non riusciamo sinceramente a capire perché rimangano come problemi e non siano invece stati arginati in favore di altre soluzioni, e si tratta di Mandzukic e Khedira. Abbiamo fatto l'ennesima partita in nove, perché due cadaveri nel campo come Mandzukic e Khedira anche stasera li abbiamo visti, soprattutto Khedira, uno che non segue l'uomo, non intercetta, non si propone palla al piede, non fa un passaggio chiave, è un giocatore totalmente inutile. Con Khedira noi giochiamo in 10. Poi quando Mandzukic gli va di giocare, giochiamo in 10, altrimenti come stasera, non gli va neanche di giocare, siamo in 9. Mandzukic stasera è stato meno brutto di qualche altra partita recente, soprattutto della partita contro la Fiorentina, ma è stato veramente inutile. Quindi stasera abbiamo giocato con due cadaveri e uno che ha fatto danni, che era Chiellini. Ho già menzionato Pjanic e Higuaín che si salvano sicuramente, bene anche Bernardeschi. Alex Sandro ha messo grossa determinazione e voglia di giocare, mi è piaciuto. Ma volevo fare un elogio a De Sciglio, che secondo me è l'unico che si è salvato veramente, ma per distacco in fase difensiva. Ha fatto veramente una partita quasi impeccabile da applausi. Ed è De Sciglio, è De Sciglio, non è mica uno di quelli che va nelle conferenze stampa a raccontare che cosa dovrebbe essere la Juventus, non si permette mica, si mette lì, fa il suo lavoro, si allena. Poi dobbiamo parlare degli infortuni, perché anche stasera se ne sono rotti due, sono usciti Khedira e Mandzukic a quanto pare per problemi fisici, e Mandzukic sicuramente perché si era fatto male, poi ovviamente ha continuato perché lui è Mandzukic, mica può uscire dal campo. Se esci dal campo devono mancare 3-4 minuti, 5, non di più, perché sennò lesa maestà. E quindi adesso vedremo nelle prossime partite se ci saranno queste altre due assenze. E questo ci fa ripiombare a Monaco di Baviera, e in quel periodo lì di 2 anni fa, quando la situazione fisica era la stessa. Ricorderete che a Monaco siamo andati senza Dybala perché si era fatto male per un infortunio muscolare, col Milan se non sbaglio. Adesso siamo peggio, abbiamo molti più infortunati. Poi Allegri va in conferenza stampa a dire tutto a posto, ci mancano solo 1, 2, 3, 4, 5 e così via, giocatori tutti infortunati. Adesso forse ne abbiamo anche altri due. Benissimo. Tra l'altro un altro centrocampista, se Khedira non sta bene, e col Marchisio che non viene praticamente utilizzato, abbiamo solo Pjanic e Bentancur, oltre a Sturaro. E sinceramente è una grande, grande delusione. Io pensavo che potessimo vincere stasera. Questo 2-2 ci inguaia tantissimo. È una sconfitta. Hai preso due gol fuori casa, cioè due gol in casa dalla squadra e punto in trasferta. Quindi è una sconfitta. Andiamo a Wembley adesso, tra un paio di settimane. Quanto sono? 2 o 3 settimane. Andiamo a vincere. Sì, normale, insomma, facile. Chiaramente, se capite dal mio atteggiamento, dal mio tono, dalle mie parole, che traspare una grande delusione. Sinceramente, lo avevo detto, non confido nella Champions quest'anno. Credo sia più importante provare a vincere questo campionato, che è molto più difficile degli altri, per una serie di ragioni. Però ero convinto che potessimo arrivare ai quarti. Uscire agli ottavi mi sembra esagerato. Non siamo ancora usciti.
Però se la mentalità di questo allenatore e le caratteristiche di questa squadra sono in grado di farsi recuperare due gol in casa, non credo che possiamo avere grandi speranze per il ritorno, anche perché stiamo parlando di una squadra come il Tottenham che sappiamo bene che sa giocare a pallone e glielo abbiamo fatto fare alla grande. Non so se ho altro da dire. Credo fondamentalmente questo, poi proverò ad analizzare con più calma, gli spunti che vi ho proposto adesso sull'allenatore, perché il problema, sono i limiti di Allegri, i suoi difetti, le sue convinzioni alle quali si lega troppo, e anche il discorso dei moduli di cui avevamo parlato oggi alla vigilia. Io vi avevo prospettato il 4-3-3 perché non credevo che Allegri si spingesse a schierare un 4-2-3-1 per provare a vincerla, ma sono discorsi inutili perché alla fine, se comunque in campo dipendi sempre da Mandzukic, se comunque quando ti difendi metti il 5-5-0, se comunque c'è che dire in campo, è inutile parlare di moduli, sinceramente. Il modulo serve solo eventualmente a mettere dentro sia Bernardeschi che Douglas Costa, non altro. Quindi, amaramente vi saluto. In descrizione, come sempre, vi ricordo, ci sono tutti i link per seguirmi sui social, dategli un'occhiata. Non vi sarà piaciuto questo video, già lo so, perché siete d'altra opinione. Sono in minoranza. Sempre forza Juve.